bello, siete voi! E adesso dove si va? A destra! Dritto! A sinistra! Era a destra! No, neanche da questa parte! Andiamo! Abbiamo ritrovato la strada! Come facciamo a trovarli con tutte queste gallerie che non vengono mai richiuse? Col fiuto, Pit! Col fiuto! Se volete andare a caccia di conigli, avete bussato alla porta giusta! Ho trovato una pista! Bravo! Oh, guardate che bel coniglietto! Come va, coniglietto? Non ti sei fatto male, vero? Accidenti, ma come avranno fatto a trovarci? Separiamoci per confondere le tracce. Ci siamo, la preda è vicina. A noi due, coniglio! Sento che sono vicini. Dobbiamo passare inosservati. Contento? Hai detto inosservati. Più inosservati di così. Guardate, c'è una luce laggiù! Siamo salvi! Forse sono velenosi, non leccatevi le dita. Beh, l'aspetto è molto invitante. Avete mangiato questi funghi? No. Invece sì, avete mangiato i funghi, vero? No. Ringhia pure se ti fa piacere, ma è molto meglio avere le mani libere. Beh, ora sì che passerete inosservati. Arrendetevi! Fantasmi! Che paura! Smettetela di fare i bambini e tornate subito giù! Va avanti tu! No, va avanti tu! Vale anche per te. Guarda un po'. Sei insopportabile. Non è colpa mia se mi è venuto il singhiozzo. Perché hai mangiato quei funghi troppo in fretta? Sì, beh, noi se non altro continuiamo ad emettere luce. Andiamo. Non mi piace affatto questo silenzio. Nessun rumore significa nessun coniglio. Va tutto bene. Everell, fammi luce. Io non ho fatto niente. Un tesoro. Non sono lontani. Prendiamo quello che possiamo e filiamocela. Hai sentito? È il rumore delle catene dei fantasmi! Sono i Dalton in carne e ossa! Oh no, le guardie!
Siamo felici di rivedervi! Aspettateci! Abbiamo paura dei vostri fantasmi! Ce l'abbiamo fatta! Siamo liberi! Abbiamo una fortuna! Oggi è un grande giorno. I visi pallidi con il costume da ape hanno riportato il tesoro dei loro antenati ai braccia rotte che non ricordavano dove l'avevano nascosto. Grazie. Bene, è ora di tornare a casa. È bello avere una casa in cui tornare dopo aver provato tante emozioni, eh? Beh, io ne approfitto per restarmene un po' qui all'aria aperta. Adesso l'unica cosa che voglio è dormire per dimenticare. Non ci posso credere, ha mangiato di nuovo quei funghi! Funghi! Everell, lo sa che il corpo di una gallina è composto per il 75% da piume? È già proprio come gli indiani. Sta buona, gallinella! No! Stiamo facendo visitare il penitenziario. Viene con noi? Per caso volete accompagnarci anche voi? No, grazie. Preferiamo restare qui con le galline. C'è un capannone adibito alla salatura della carne di bisonte. Ora ci tocca lavorare. Non necessariamente. È rimasta della colla del seminario di collage? Vi spiego il piano. Ci travestiamo da indiani e fingiamo di essere in ritardo. Ci apriranno il portone e opla! Saremo liberi! Come faremo ad orientarci nel deserto? Seguiremo le tracce dei carri che ci porteranno dritti a Olgalce. A presto allora, arrivederci! Tornate quando volete, siete i benvenuti! Auk, abbiamo fatto tardi, dobbiamo raggiungere subito tutti gli altri! Le galline stanno scappando! Chi ha lasciato il portone aperto? Ah, ecco le tracce! Arriviamo, Olgalz! Con i tuoi saloon, le tue ricche banche da rapinare! Lui che ci fa qui? Ciao, sparisci! Vattene via, capito? Vai! Le sto innervosendo! Questo non va bene per le uova! Le terrò molto a distanza! Tutte le piume, devo riuscire a recuperarle! Oh no, guardate, il tornado ha cancellato la pista! Olgalce è a est, dobbiamo andare a est! Dov'è l'est? L'est si trova a destra dell'ovest, guardando il nord. Perfetto, e dov'è il nord? È a nord del sud. E dov'è il sud? È stata una pessima idea giocare a nascondino. Dove siete andate? Tornate qui! Un altro pollaio! Può darsi che abbiano visto le mie gallinelle. No, c'è pure un gallo! Lo chiederò a lui! Lo riconosco, è il cane del penitenziario. È un po' toccato, poveretto. A quanto pare c'è qualcuno che si è perso nel deserto della morte che prosciuga. Nessuno sopravvive a lungo nel deserto della morte che prosciuga. Li cercheremo seguendo le loro tracce. Ho fatto cilecca. Sto morendo di sete. Dobbiamo leccarci il sudore. È nel manuale di sopravvivenza nel deserto. Stupida lucertola! Si
però non è affatto male. Sono rimasto a secco. Ah, guardate! Un chiasco finalmente si beve! Offro io, ragazzi! Strano, sembra che queste galline sotto le piume abbiano dei peli. Spero che quella folle e misteriosa tribù si sia munita di coperte per la gelida notte del deserto. È impossibile addormentarsi con questo freddo glaciale. Non possiamo fare una trapunta con le nostre piume. Ci hanno trovati, dobbiamo scappare! Le pietre! Questo rumore sono le pietre che si stanno spaccando! Come fanno a spaccarsi? Nel deserto c'è una grande differenza di temperatura fra il giorno e la notte, perciò le pietre si spaccano. Ah, sì? È questo che mi piace dei viaggi, si impara sempre qualcosa di nuovo! Coraggio, dobbiamo andare avanti. Siamo stanchi, Joe. Non abbiamo chiuso occhio stanotte. Allora chiudeteli mentre camminate. Li ho chiusi! Farei qualsiasi cosa pur di trovare un po' d'ombra. No, mai! Io preferisco morire di fame e di sete piuttosto che tornare al penitenziario! Lo mettiamo ai voti? D'accordo. Ci fermiamo 5 minuti all'ombra. Come dice un vecchio proverbio indiano, avvoltoio a terra nessuna speranza, avvoltoio in aria c'è ancora speranza. Come va, gallinella? Sono finito nel paradiso degli indiani, non è vero? La tribù dei viaggiatori folli non era poi così misteriosa come pensavamo. Signore, finalmente abbiamo ritrovato le galline, ovvero i fratelli Dalton. I viaggiatori folli sono vivamente pregati di lasciare il deserto nello stato in cui lo hanno trovato, firmato Lupo Pazzo. Non sapevo che sotto le piume le galline avessero la pelle a strisce. È davvero sorprendente la natura. Matricola, che fai? Ti dai al macramè? No, niente, deformazione professionale. E qual è la tua professione, l'artista? Paleontologo. Pantalontologo? E che fai, studi pantaloni? Paleontologo, studio i fossili, faccio gli scavi. Gli scavi? Piacere, Dalton. Joe Dalton. Magnon, Charles Magnon. Anch'io vado letteralmente pazzo per gli scavi, sai, è un'idea che va approfondita. Ma è disonesto. Non posso fare cose disoneste. Beh, se non sei disonesto, che ci fai qui? Uno spiacevole errore giudiziario, sono innocente! Anche noi! Visto, non vuol dir niente. Ci pantalonerai un piano e in fretta se ci tieni alla tua pelle. Aia! Everell! Il mio osso! Dov'è finito il mio osso? Lo avevo appena cominciato! Oh, è incredibile! È meraviglioso! Venite a vedere! Venite a vedere! Che succede, mio prode? È un osso di dinosauro, rarissimo! Bisogna assolutamente recintare il perimetro e iniziare con la massima urgenza gli scavi in questo sito! Questo somiglia stranamente agli ossi che rosicchia Rantanplan. Ma no, osservi bene questo profilo! Questi malleoli convessi, c'è un sito preistorico sotto il penitenziario! Il mio osso, quel tizio mi ha rubato l'osso!
È sicuramente un maniaco. Un sito preistorico sotto il mio penitenziario? È di prima categoria. Questo è un osso che vale oro, signor direttore. Ne parleranno in tutto il mondo. In tutto il mondo? Ci servirebbe uno specialista di scavi, genere paleontologo. Paleontologo? Ed è esattamente il mio mestiere, ma... avrei bisogno d'aiuto, sa, per scavare. Mm? Che tipo di aiuto? Tipo quattro con altezze differenti. Cade a fagiolo, ci sono i Dalton, a scavare sono esperti. Pardon. Bene, organizziamo questi famosi scavi. I fratelli Dalton che scavano, figurarsi che grande novità. Scusate, ma potreste spappolare milioni di anni di storia senza farlo apposta. Ci vorrebbero delle ossa per rendere credibile questo scavo. Perfetto, c'è il pollo a pranzo nel menù. Bisognerà mangiarlo tutto, Everell! Ricostruiremo poco a poco lo scheletro di un dinosauro morto diversi milioni di anni fa. Il maniaco colleziona i miei ossi. Devo riprenderli prima di lui. È fin troppo facile, quasi mi vergogno. Oh, ma è incredibile! Una cosa veramente eccezionale! Ah, non fare queste scene, il direttore non c'è. È l'anello mancante! La prova che l'uomo discende dalla scimmia! Beh, l'uomo discenderà pure dalla scimmia, ma io evado. Finalmente diventerò famosissimo e ricchissimo! Ricchissimo! Bolla l'osso paleontologo dei miei stivali! Beh, chi è più forte? Il mio osso! Come procedono gli scavi? Oh! Il mio osso! Torna qui! Oh, no! Quello è mio! Oh, ma è di nonnino, l'antenato dei braccia rotte. Ma è incredibile! Il suo vecchio nonno è l'anello mancante! Senti un po', datti un contegno. Ne abbiamo scotennati per molto meno. E me li lascia i capelli se le do i resti di suo nonno? Sono al penitenziario. Andiamo! Gli indiani hanno catturato il maniaco. I miei ossi sono salvi. Joe! Sta riportando il mio osso al penitenziario! Ma Joe, già che siamo fuori, non potremmo evadere. È fuori questione. Se Magnon ha trovato un osso che vale una fortuna, devono essercene altri. Si torna in gattabuia! E come evadere, ma alla rovescia! Eccolo qua! Il signor Magnon si è dimostrato molto collaborativo. Ci ha evitato una guerra con gli indiani in cambio dei suoi resti di dinosauro. E per salvarsi dalla galera, ha deciso di denunciarvi. Spiacente, niente di personale. È per la scienza. Ah, numerati le ossa, perché adesso te le mischio! Non me lo immaginavo così, il nonno. Peccato che non possa accogliere il nostro ospite. Porti i miei saluti alla mamma. Yahoo! Siamo liberi! I miei omaggi? Bella pollastra!
Il signor Peabody, presumo, dottor Jeff Keel, specialista del cervello. Vi presento il nostro ospite. Il dottor Keel è venuto a sperimentare il suo vaccino contro la criminalità. Significa che si può curare. Zitto tu, non impicciarti! Il mio lavoro dimostra che la malvagità non è che un virus che scatena gli istinti animaleschi e altera le cellule del cervello. Capisco, si sente bene, dottore? Sono rimasto contaminato manipolando il virus della criminalità. Ma solo lievemente, potete stare tranquilli. Osservate bene, una persona disonesta è alterata al livello della zucca! Proprio nel lobo frontale, sede della moralità. Il nuovo macellaio ha ragione da vendere, il boccone migliore è la bistecca. Ho sviluppato il mio vaccino partendo da questo concentrato del virus, ne basta una goccia! Per far piombare irrimediabilmente il cervello verso il lato oscuro! Verso il lato oscuro mi è venuta un'idea alquanto brillante. Ruberemo il virus del dottore, lo faremo bere a tutto il penitenziario finché non regnerà il caos e ne approfitteremo per evadere. Attenzione, invito tutti quelli che vogliono gustare le sane gioie dell'onestà a fare un passo avanti. Io sono curioso di gustarle, direttore. Sa dirmi che sapore hanno? Delizioso, mio caro! Razza di imbecille! Gradiresti un goccio di latte nel tuo vaccino? Appena mi libero, la prima cosa che farò sarà occuparmi di te, Joe Dalton! Ti massacrerò, Joe Dalton! Ti farò a pezzi! Che cosa mi sta succedendo? Effetto trascurabile, aumento il dosaggio. Dimentichiamo gli screzi, fratello, e abbracciamoci forte forte. Stai scherzando? Io sono decisamente un genio! Il suo esperimento è riuscito! Vaccinazione generale e cominceremo subito con Joe Dalton. Chi sarà il prossimo a diventare buono come un angioletto? Indovinate un po'? Il primo che si avvicina lo vaccino contro la vita. Niente male, è gradevole. Manca giusto un po' di salsa di soia. Non voglio diventare buono come una angioletta! Non voglio diventare buono! Deve aver assunto una dose eccessiva di virus. Farà pezzi! I poveri malcapitati. Non lasciare che la malvagità invada il tuo cuore, fratello. Un abbraccio? Jack, William, presto venite a slegarmi. Le chiavi! Fantastico, Everell. Le chiavi è meglio che le tenga io. Che cosa vuole da me questo portachiavi? I bassotti a pelo corto hanno un solo problema. Hanno un brutto carattere. Ma sta distruggendo il mio penitenziario. Sarà meglio che prepari una dose ancora più forte. Presto, dobbiamo riuscire a catturarlo. E adesso cosa pensi di fare, Joe? Piano B, useremo quell'alambicco per far saltare in aria il portone. Torneremo a prenderlo quando sarà guarito. 10-1 che non ci faremo male. D'accordo, ci sto. Scusi tanto, devo andare. Avanti, andiamo! Abbiamo usato tutte le fiale, non ce ne sono più. E voilà, l'ultima. Su, filiamocela prima che esploda.
sogni d'oro, dottore, addio! È davvero squisita la tua zuppa! Oh, accidenti, il manometro è al rosso, tra poco esploderà! È una vera e propria bomba! Vi manderò uno stock di vaccini non appena possibile. Mi raccomando, sorvegliateli bene. I miei omaggi. Una mano, signorina Betty? Oh, grazie mille, Ever. Lei è molto carino da parte sua. Ti ridurrò in poltiglia, capito? Oh, cosa dici, Joe? Non è bello far saltare in aria le brave guardie. State attenti, sto per farvi molto male! Smettila, Joe, non devi neanche pensarlo. Sono proprio dei giocherelloni questi San Bernardo. Totem ricordo, souvenir, scalpi fantasia. E hai pensato a noi? Dai. Viso pallido, devi darmi moneta in cambio. Beh, siamo un po' a corto in questo periodo. Pensavamo che un piccolo credito. Signor direttore! Ah, pennuto! Con tutti gli aggeggi che ti compriamo, potresti farci almeno uno sconto! Eccomi, arrivo! Beh, qual è il problema? Giudichi da solo. Eh? Costui non è stregone accigliato della tribù degli orsi Luna Storta? Sì, è lui. Ce l'ha consegnato la sua tribù. Non capiscono niente di valori ancestrali. Sono deluso. No, qui non lo vogliamo. Questo non è un carcere per indiani. Spiacente, ma non è scelta. Addio! Lasciatemi! Voglio fargli mangiare le sue radici! Allora, vero Falco, come vanno gli affari con le facce da invidia? I visi pallidi amano molto i gingilli. Ricordi del loro passaggio, simboli della cultura indiana. Silenzio, coyote! Pensi soltanto al denaro. Le fasi lunari sono complicate, oh stregone degli stregoni. Basta, vero Falco, d'ora in poi ti chiamerai vero falso. Stregone accigliato ha parlato. Avete visto anche voi quello che ho visto io? È tempo di visitare la sua cella. Lo stregone degli stregoni dormirà sotto il cielo stellato. Ma che sta dicendo? Il regolamento stabilisce che i detenuti stiano... farebbe un'eccezione culturale. Bisogna parlargli con molta cautela. Ho un piano, ragazzi. Lo accarezzerò per il verso delle piume. Aug! Giubbe gialle e fratelli pelle rossa devono unirsi contro giubbe blu, che calpestano la libertà degli oppressi. Stregone accigliato ama il linguaggio colorito di Cagnetto Isterico e accetta l'alleanza con i fratelli a scaletta, se loro adottano la vera cultura indiana. Ok, ma quando saremo evasi? Reclute, un bravo indiano deve saper comunicare con il linguaggio ancestrale. Voi scrivete, laggiù nella valle, vicino a un grande cactus sacro, un bisonte bruca tranquillamente tra i suoi simili. Un immenso gregge di 10.000 capi. Ah, oh, grande capo, i bisonti sono di ritorno. Mi bruciano tanto gli occhi. Non ne posso più, Joe. Dove sono i bisonti? Per nutrire la sua tribù e onorare la memoria dei suoi antenati, un bravo indiano deve saper cacciare il bisonte. O
Un bravo cacciatore deve sempre seguire le tracce della sua preda. Sono le tracce a seguire noi. Reclute, per essere un bravo indiano bisogna avere il fuoco nel sangue e il ritmo dei Sioux. Ritmo, ritmo, ritmo. Chi sono i più astuti? Chi sono i grandi atleti? Chi sono i più potenti? Chi sono i più dotati? Sì! Viva la squadra dei tigrati! Dopo quest'ultima prova, i miei antenati Criceto che ride e Volpe che stana le talpe saranno fieri di accogliervi nella famiglia indiana. Ma che cosa dice? Non sento niente. Dovete vincere la paura e sfidare il cielo per colpire il bersaglio. Dice che bisogna saltare e colpire il bersaglio. Bene, Everell, vai tu per primo. Yuppie! Hai scordato l'elastico. Ah, sì? Il prossimo... Bene, perfetto. L'ascia di guerra della tribù degli orsi Luna Storta è stata sotterrata. Ho una grande notizia! Lei è libero! È stato firmato il trattato di pace, amnistia per lo stregone ribelle. Non può finire così. La pace con le giubbe blu è impossibile. Ora si accorgeranno di che pasta sono fatto. Sì, beh, forse è meglio se ci muoviamo. C'è da camminare. No, non avete concluso l'addestramento. Voi dovete restare qui. Senti, Pennuto, ci siamo sorbiti le tue prove stupide, i tuoi discorsi fumanti. Tu adesso ci fai uscire o ti strappo le piume! La lingua di falso fratello è più biforcuta della bacchetta dello stregone. Che nessuno si muova o vi scateno una burrasca! Si è inceppato. La tecnologia indiana è molto acuta, ma mai esagerare? Sì! Totem ricordo, souvenir, scalpi fantasia! Hai pensato al nostro ordine? Pullover con cappuccio fantasia e ombrello indiano. Vi si parli di come pagate? Liquido. E vai, un altro seminario di vero falco. Di cosa si tratta stavolta? Della riproduzione del bisonte nano in Amazzonia? No, riguarda la reincarnazione secondo i braccia rotte. La reincarna cosa? La reincarnazione, Joe. Alcuni credono che quando muori diventi un'altra cosa. Come un fiore, un'aquila, un sasso. Chissà, forse Rantanplan in una delle vite precedenti è stato un lombrico o una talpa. Finalmente mi spiego perché mi piace tanto scavare. Sono una talpa. Mi è venuta un'idea. Moriamo, ci reincarniamo in quattro pietre e ce la svegliamo. Poi ci dereincarniamo in noi stessi, opla! Siamo liberi! Che ne dite? È pronta la zuppa! Sentito! È pronta la zuppa! La zuppa! Allora, che ne pensate dell'idea? Beh, non so... No. No. Ah, non riesco più a farmi venire un'idea. Sono finito, capisci? 34 evasioni fallite in una settimana possono causare stress e depressione. Andiamo in infermeria. Una barella e dei camici. State pensando a quello che penso io. Eccomi, ragazzi, mi sono perso qualcosa? Ragazzi, dove siete? Rispondetemi! Joe, Jack, William, si sono reincarnati senza di me! Affettuosi e amorevoli, perfetto! Direzione uscita!
Non aspettiamo, Everett. Verremo a prenderlo in seguito. Perché mi avete lasciato da solo? Dove siete, ragazzi? Ehi, voi, laggiù! Stiamo trasportando un paziente molto contagioso. Andate pure, sbrigatevi. Finiamocela. Allora, tu sei Joe, tu sei Jack e tu sei William. Everell, da quando in qua ti porti il lavoro perfino a casa? Sono i miei fratelli. Quel ragazzo non sta affatto bene. Dobbiamo trasferire un malato con urgenza, aprite! Andate a piedi. Abbiamo chiamato un'ambulanza, ci aspetta fuori dal penitenziario. Non vorrete stare al sole, tranquille, vi avviso io quando arriva. Più al fresco starete molto meglio. Siamo al punto di partenza. Se vogliamo evadere, dobbiamo tenerci in forze. Ehi, ho un piano geniale, ragazzi. Smettila, Everell. È un piano fantastico, Joe. Allora domani tagliamo la corda. Qua giù non ci disturberà nessuno. Forza, andiamo! Non ti preoccupare, Joe. Farò tutto esattamente come hai detto tu. Usciremo da qua e poi ci derecarniremo. Derecarneremo in noi stessi. Dovremmo essere fuori. Non ci resta che risalire. Oh no, siamo ancora dentro! Oh, un collega! Cos'è stato? Cos'è successo? Crede che i suoi fratelli siano diventati pietre! Sì, capisco. Oh, accidenti! Avrei dovuto prendere la prima a sinistra! Everell! Mio piccolo Everell, se vorrai seguirmi vedrai la cella che ti ho riservato, che è molto comoda e accogliente. Con un po' di fortuna ci sarà una finestra vera. Hai sentito, Joe? Sarà più facile che scavare una galleria. È questa, ma la finestra non la vedo. Povero Everell. Avrà bisogno di cure. Oh, cercavamo giusto lei, infermiera. Abbiamo un caso per voi. Attenzione, potrebbe essere pericoloso. Cosa? Everell, se ci riconosce è capace di mandare tutto all'aria. Entrate, entrate pure, prego. E cosa c'è? Ci siamo fatti il rabù alla testolina? Chi sono queste due? Io non le conosco. Sono delle signorine molto gentili che si prenderanno cura di lei, Everell. Deve essere una nuova tecnica. Non vi preoccupate, è tutto perfettamente sotto controllo. Liberateci immediatamente senza condizioni o Joe accopperà l'infermiera. Sta calmo, Everell. Che razza di imbecille. Non fate nessun gesto che potrebbe innervosirlo. Aspetta, Everell. Ti stai dimenticando i tuoi ostaggi. In tutta la mia vita non avevo mai visto degli ostaggi correre dietro al loro rapitore. Everell, fermati, siamo noi! Joe, William, Jack! Aiuto, ci sono i fantasmi! Credo che abbia capito tutto. Andate via, sparite, brutti fantasmi! Come va, Joe? Ti sei fatto male? I fratelli Dalton! Ah, sapevo che non erano delle infermiere. Forza, torniamo dentro! Beh, cosa c'è? Mi devo allenare per quando diventerò una talpa! È difficile! Molto bene, fratelli Dalton! Ognuno ha assunto la postura di un animale? Bravissimi, vedo il colibrì, la scimmia, il delfino, perfetto, magnifico.
Benissimo, Everell, lei è molto bravo. Fate come lui, lasciate che il vostro spirito possa evadere. Forza, è il momento giusto, andiamo, sfighiamocela. Svegliati, imbecille. Ehi, Joe è davvero fenomenale, lo struzzo gli riesce benissimo. Ti prego, fa che evadiamo, ti prego, fa che evadiamo, ti prego, fa che evadiamo, ti prego, fa che evadiamo. Ti avviso, questa nenia inizia a darmi sui nervi. Apri bene le orecchie, imbecille, ho detto! Il suo spirito deve essere evaso! Da quando Everell ha uno spirito? Incredibile! È riuscito ad attraversare la parete! Oh, sì! Anche noi vogliamo attraversare le pareti! Ma come fa? Perché noi non ci riusciamo? Andiamo avanti per tutta la notte, se necessario! Meglio, fratelli Dalton! È l'ora della colazione! Che strano, stamattina non ho neanche un po' di fame, eppure ho un buco nella pancia! Fermi! Forza, consegnatemi le chiavi! Yahoo! Sì! Siamo liberi! Su, vieni da papà! Il grande giorno è arrivato! Finalmente vengo a te, gloriosa creatura di luce! Prodigioso! Credo di essermi reincarnato in una pianta! Ehi, tu, ectoplasma! Rientra subito nel tuo corpo! Sì! Questo affare inizia ad essere pesante! Strano, perché io non mi sono mai sentito così leggero! Ora basta! Rientra nel tuo corpo! Va bene, calma! Forza, andiamo! Ehi, aspettatemi! Non è possibile! Non riesce più a restare nel suo corpo! Volete smetterla con questo baccano insopportabile? Chi è questa creatura? Bene, credo che sia il momento buono per filarcela. La volete smettere di fare questo baccano? Tranquilli, questo qua è in carne ed ossa. Il bisbis nonno ha ragione, i visi pallidi disturbano il pow-wow con lo spirito del mio bisbis nonno. Anche noi abbiamo un piccolo problema di spirito con un povero di spirito. Vedo, mi rendo conto. Non è difficile. Lo sistemiamo in cambio di un mese di corvée come lavandai. D'accordo. E allora che l'incantesimo abbia inizio. È vivo! È vivo!
Hai mangiato il bis bis nonno? Avanti, fratelli Dalton, è ora di tornare al penitenziario. Ho inviato delle vibrazioni positive e tutto è tornato alla normalità. Normalità è una parola grossa. La scuola dai capelli di fuoco è più bella e irresistibile del dolce crepuscolo d'autunno. Ah, cosa non farei se avessi 200 anni di meno? Ehi, hey, Joe! È tutto così piccolo qui da te! Te la gonfio quella testa vuota, così avrai più spazio! Sicuro che questo razzo ci porterà fuori dalle mura? Non preoccuparti, Joe. Con tutta quella polvere esplosiva arriveremo dritti in Messico. Qui esplode tutto! Una cuccia mobile! Stiamo andando in vacanza! Ma che sta succedendo? Ehi! Non mi lasciate a terra! Oh! Dalton! Wow! Ma è un posto splendido il Messico! Non vedo l'ora di farmi un piattone di salsicce messicane! Che succede? Secondo me dovevamo partire con questa inclinazione e non questa! Ah, mi piace un sacco questo club vacanze. E che accoglienza calorosa ci hanno fatto. Benvenuti all'inferno, Dalton. Io sono Mefisto Peabody, ma potete chiamarmi vostro mostruosismo o sua atrocitezza. Ma che ragazzo simpatico! Deve essere lui il nostro animatore. Non ci posso credere. Persino all'inferno restiamo sempre in prigione. Sorprendente. Ecco qui i vostri strumenti di lavoro. Una vanga! Che sciccheria! E se ci rifiutiamo, cosa pensi di farci con quei cornetti? E a pranzo barbecue! Adoro stare in vacanza! Più veloci! Più carbone! Voglio più fiamme! Basta, non siamo qui per lavorare! Ragazzi, dai, entriamo in sciopero! No, vi prego, non lo fate! La temperatura all'inferno non può mai scendere sotto i 1000 gradi! Altrimenti? Altrimenti il nostro capo prende un brutto raffreddore e... Fa freschetto! I Dalton hanno deciso di entrare in sciopero! Che cosa? Ragazzi, salutate il principe delle tenebre. Coraggio, via da qui! Buongiorno, signora. Potrebbe dirmi dove si trova la piscina? Oh, un idromassaggio! Catturate quei due! No, scioperiamo anche noi! Sono d'accordo! Da 3 secoli aspetto di avere una vacanza per vedere mia cugina Lucifera! Scusate se vi interrompo, ma da che parte è l'uscita? Non vi voglio più rivedere! Benvenuti in paradiso! Ma che strano, questo animatore! Comunque preferivo l'altro ambiente, era più caloroso! Moderate l'entusiasmo, sarà in paradiso, ma è sempre una prigione!
Miei cari Dalton, siete riusciti ad ottenere un posto qui grazie alla vostra stretta parentela con Everell. Il vostro caro fratello è stato un esempio di bontà in tante diverse circostanze. È un essere luminoso, eccezionale. Sono d'accordo, eccezionalmente stupido. Tutte le volte che ci riportano dentro è per colpa sua. Ritiro tutto quello che ho detto. Questo club vacanza è fantastico! Attività del giorno, laboratorio di tessitura di nuvole e intreccio di arcobaleni. E vai! Non voglio restare in questa prigione, Melensa, neppure un minuto di più! Che ci fate lassù? Saltate! Io rimango qui! Everell, vieni subito qui o salgo io a prenderti! No! Mi voglio iscrivere al laboratorio di nuvole e arcobaleni! Ah. Non possiamo andarcene senza di lui, Joe! Caro Everell, sei finalmente a casa! E per festeggiare la lieta circostanza hai la possibilità di fare un miracolo. Esprimi un desiderio. Vorrei 850 kg di salsiccia messicana con un... Vieni con noi e chiudi il becco! Giù le mani dall'angelo Everell! Nessuno può dare ordine ai Dalton, papino! Gambe in spalla! Fa qualcosa, Tontolone! Stiamo per schiantarci! Io vorrei, Joe, ma è la prima volta che guido una nuvola! Grazie dell'invito, ma voglio restare con i miei fratelli perché mi diverto tantissimo con loro! Liberatemi da questi mentecatti, per sempre, se possibile! Non è questo il modo di trattare i clienti. Inoltrerò un reclamo alla direzione. Dimenticavo! Ho sempre il mio desiderio da realizzare! Avete mirato troppo in alto e ora siete precipitati! Le vacanze sono molto divertenti, ma è sempre bello tornare a casa! Siamo ancora vivi! Siamo vivi! Grazie a te, Everell! Ma non era mica questo il mio miracolo! Hola, Gringos! Dove li metto gli 850 kg di salsicce messicane? Va bene a chi? Grazie mille, signore! Lei è un angelo! Chi volò? Il marchese Honoré du Plasma della Globuleria al vostro servizio. Vorrei una camera. Beh, sì, ma questo non è un albergo, sa? Ma certo, ma certo! I marchesi sono ricchissimi! Ecco, prego, vi apro il portone! Pover'uomo, è bianco come un lenzuolo! Ha sicuramente bisogno di un bagno di sole! Ma dove lo sistemiamo? Le celle sono tutte occupate! Mi è venuta un'ideuzza! Ecco la vostra stanza piena di charme e di serenitudine. Per il letto c'è un piccolo sovrapprezzo. Non si preoccupi, tanto il letto non mi serve. Dove volete che sistemi il vostro bagaglio, signor Marchese? Sogni d'oro e buonanotte! Siete un vero marchese? Con il sangue reale nelle vene? Mi piace la gente di sangue blu! Qualcosa che non va! No! L'attacco di fuoco! Con le sbarre di una cella riuscireste a farlo? Vediamo. Certo, si può fare. In cambio dovrete aiutarmi a ridecorare un po' gli ambienti del penitenziario. Vorrei adattarli al mio stile. Affare fatto. Cos'è questa improvvisa oscuritudine? Bello, vero?
trovo che abbia decisamente un altro fascino. Vi prego di seguirmi nel mio ufficio. Ho qualcosa da dirvi. Ora mi spiego il suo pallore. Non entra un raggio di sole qua dentro. Signore, devo chiedervi di abbandonare il mio penitenziario seduta stante. Voglio confidarle un segreto che le farà senz'altro cambiare idea. Il castello è vostro, padrone. Finalmente possiamo iniziare il banchetto. Senti un po', Marchese, abbiamo rispettato il contratto, ora tocca a te fare la tua parte. Giù le mani dei miei fratelli, stupido vampiro! Un vampiro! Che se il gallo fa sorgere il sole, perché io non dovrei riuscirci? Il Marchese? Un vampiro? Sì, signorina, ha vampirizzato il signor Peabody. Siamo i prossimi del menù. Do le mie dimissioni. Su, coraggio, niente panico. Ora lo catturiamo e curiamo il signor Peabody. Seguitemi. Stanno arrivando, padrone. L'ho catturato, padrone, l'ho catturato. Aia! Mi ha dato un morso. Prevedo un banchetto molto divertente. No, signor Marchese, non le permetterò mai di vampirizzare tutto il penitenziario. E come pensa di riuscire a fermarmi? Così! Avete finito l'aglio, vero? Perché queste sono cipolle. Che facciamo ora? Abbandoniamo il penitenziario con tutti i detenuti e cerchiamo aiuto. Cosa? Ma approfitteranno dell'occasione per evadere. Ma no! No. Vi potete fidare. Ci servono le chiavi! Ben detto, signorina! Con il portone aperto entrerà il sole! I vampiri non sopportano la luce! Dove sono le chiavi? Per caso cercate queste? Allora chi è il primo? Iniziate da Joe! Lui è il capo! Ma devo fare la doccia! L'igiene è importante! Vado a prendere del sapone! Va bene! Tu vai con loro! Che cos'è questa assurdità? Stia zitto e mi aiuta a togliere questo tubo! Ho in mente un piano! E ora se lo mette intorno al collo! Ecco! Ecco fatto! Non può più mordere nessuno! Quel pover'uomo ha tutto il diritto di abbronzarsi! Una bella esplosione e la gigantesca nube nera scomparirà! Aiuto! Spegnete quella luce! Addio, signor Marchese, che ha paura della luce! Che facciamo con il signor Peabody? Aspettatemi! Gli daremo un calmante per devampirizzarlo? Sicura? Non sarebbe meglio un paletto del cuore? Oh no, quello si fa nei romanzi! Un calmante è più che sufficiente! Fratelli Dalton, ci vuole un po' di prudenzitudine, io vi vedo! Non c'è dubbio, è guarito! La panchina è un posto perfetto per riposarsi. Lo so, l'ho comprata per 4 soldi al mercatino messicano. Ma in realtà è una lapide che è appartenuta ad un certo colonnello Ramon. Farò una ricerca per capire chi sia. Perfettitudine, mi faccia sapere cosa scopre.
abbiamo ospiti! Diamogli un caldo saluto di benvenuto! Oh, è incredibile! Ho battuto la testa e adesso posso camminare attraverso le persone! Allora, nuova evasione significa nuovo piano. Ci dobbiamo però curare degli esplosivi. Non vi piace l'idea? Un fantasma! Io sono il colonnello Ramon. Devo tornare dai miei soldati al cimitero di Los Pinchos. Dove se va? Ecco il piano. La possiamo accompagnare noi, ma prima ci deve dare una mano ad uscire da qui. Il colonnello Ramon è con la legge, non con i delinquentos. Catturiamolo! Non ne puedo più di questa maledizione. Non riuscirò mai ad allontanarmi da questa maldita pietra tombale. Noi delinquenti possiamo accompagnarla, ma lei ci deve aiutare ad uscire di qua. Potrebbe introdursi di soppiatto e procurarci la chiave del penitenziario. Ma se il colonnello passa attraverso le cose, come fa a tenere in mano una chiave? Se riesce ad attraversare i muri, può trovare un varco da qualche parte da cui possiamo passare. Oh, i tuoi fratelli sono molto più svegli di te, a quanto pare. No, solo per questa volta. Ora voglio provare i miei nuovi poteri con quel tizio. Dunque, questo lato lo conosciamo. Dovrebbe esplorare qua, d'accordo? E così il colonnello Ramosco... Ma dove va? ...nella palude di Chihuahua. Ah, che uomo incredibile! Buenas tardes. Fantasma! Oh! Bel colpo, fantasma formaggino. Quella non è una via d'uscita e si è fatto scoprire. No, stia tranquillo. È convinta che sia un sogno. Bene, e si va. Da dove si va ora? Vediamo cosa aveva di speciale il tizio che ho attraversato. Certo, aveva i baffi. Forse riesco ad attraversare solo le persone con i baffi io. Allora, ha trovato l'uscita. Miei prodi, stasera siamo fuori di qui. Dove andiamo? Lasciatemi riflettere solo un momento. Di qua. No, di là. No, temo di essermi sbagliato. Ecco, mi ricordo, di là. Va bene, basta così. Dov'è il passaggio segreto? Sei un ombre inutile. Non ho nessun senso di orientazione. Per questo i miei prodi soldati sono tutti morti. Per colpa mia si sono persi nelle paludi. No, colonnello Ramon, si sono persi nelle paludi perché un traditore, per depistarvi, vi ha dato una mappa finta. Guardi, è tutto scritto qui in questo libro di storia. Davvero? Non è stata colpa mia, quindi? Non è stata colpa sua. Ma ora leghiamo questa signorina e ce ne andiamo da qui. Maledizione scongiurata. Sono finalmente libero, ma ora vi devo lasciare. No, aspetti, resti qui! Ci dica almeno dov'è quel benedetto buco nel muro! Mi ricordo! No!
Finalmente siamo fuori dal penitenziario. Prima o poi finiremo per trovarlo il passaggio. È inutile, Joe. Noi l'abbiamo già trovato e l'abbiamo bloccato. Bene, ultimo tentativo. E se questa volta non funziona, rinuncio. Bene, te l'ho fatta.